Oggi è una partita molto difficile, squadra loro, squadra compatta, arcigna, abbiamo incontrato delle difficoltà. Poi nella parte centrale abbiamo cominciato a giocare meglio, a sviluppare meglio, con più ordine. Dopodiché abbiamo trovato il gol, non credo che abbiamo rischiato molto. E poi nel secondo tempo, secondo me, abbiamo fatto molto bene, cioè, giocando un buon calcio. E ragazzi, l'hanno fatto bene, faccio i complimenti, insomma, per oggi. Ma è difficile anche trovare risposte e magari chiedere qualcosa in più a questi ragazzi che ci stanno mettendo tutto l'impegno possibile, però capite anche che non è facile fare un campionato con tanti giovani, è normale che poi rischi magari come oggi di fare mezzo tiro in porta, quindi è una problematica che va un attimo discussa per vedere il da farsi. Roversi, voto 8. Devastante, prolifico e tecnicissimo. Dopo un pisolino di 20 minuti, ci mette l'inzuccata e suona il clacson. Sfuggente alle marcature, feroce sotto porta e sontuoso nelle giocate. Stop da mirabilia sul gioiello di Manganelli e bordata incrociata sulla ragnatela. Non gli basta il bis. Vuole l'hat-trick su assist dell'Eurostar Kikabidze. Poi in solitaria puntando al 7, ma lui ha un voto in più. In zona gol non si ferma più. Tir. Luciano, voto 6 e mezzo. Sorprenderà una piena sufficienza con due gol sul groppone. Se non che, viene preso di mira come l'orsetto del Luna Park. Lo prova a fregare Manganelli di testa, si riscatta con una paratona e capitola quando il tir viene lasciato solo come un'oasi nel deserto. E se su Manganelli è in giornata, Roversi con una sassata gli abbatte la saracinesca. Big Luciano. Bartolo, voto 7. Ci ha preso gusto il playmaker. Dopo i due gol sul piazzato con Ceccano e Civitavecchia in coppa, si piazza in regia e orchestra una sinfonia d'élite. Alza la testa e pennella un cantico per la spizzata del tir. Ed è sempre nel vivo del gioco, fa tanto lavoro oscuro e si fa sempre vedere in simbiosi con Marino e Bacchiocchi. Tanta roba per gli occhi. Kubrick. Alessandro Scipione, voto 6. Come l'omonimo africano, cerca nell'arena del comunale il suo Annibale, ma trova solo gladiatori implacabili. Con i compagni in apnea, prova a uscire dalle acque torbide con assoli e giocate, trivele e volè. Ma questo non è tempo di conquiste epiche. Elmo. Bacchiocchi, voto 6 e mezzo. Intermedio di classe, abbina lotta e interdizione, impostazione e dinamismo. Non disdegna gli inserimenti, come quando punta al 7 di Luciano. Sgobba e accetta gli interventi rudi e va di sciabola e bastone quando occorre. Un pomettino doc al servizio dello Shah di Persia. Guerriero. Valente, voto 5. Di nome e di fatto ci mette del suo per arginare l'emorragia difensiva. Ingaggia duelli rusticani con i match winner Pometini. Gli sfugge però un tir di troppo e toppa nell'impostazione. Prova il riscatto con un bolide che Giordani annienta e pecca nel finale con un rosso che lo mette fuori dai giochi ad un flash dal gong, quando ecumenicamente non le manda certo a dire. Rimandato. Scipione, voto 4 e mezzo. Pronti via e Manganelli lo invita al ballo del surplus, ma lui sbaglia i passi e chiede un'aspirina per il mal di testa. Subisce l'estro del talentuoso 10, soffre, si becca un giallo precoce e Scarlato corre ai ripari invertendolo con allegretta. Le sue azioni sono in ribasso, Dow Jones. Manganelli, voto 8. Un fenomeno. Astro assoluto che delizia gli esteti e inventa calcio. Sfiora il blitz di testa, lui, piccolo genietto che canta coi piedi. Ci prova giro col mancino, va in slalom e fa impazzire Scipione. Inventa colpi chic, tacchi e super rovesciate volanti. Spesso in surplus è più furbo di un volpe, è più prezioso di un diamante.
con pennellate d'artista aureo come quella sublimata da Roversi. Prova lo stesso con Peri e Bacchiocchi, cercando 10 in pagella e non solo sulle spalle. Oliver Hutton,